siamo sempre in diretta. Vi ho lasciato poc'anzi alle nostre spalle con lo stand, il banchetto di Sonia Marchetti, che vedi che me lo sono ricordato ancora, che l'ho letto, grazie. E naturalmente siamo qui adesso nel nostro spazio per questa chiacchierata, che poi sarà a disposizione come tutte le varie interviste, ma è brutto dire, è riduttivo, è quasi anche troppo, ma non tecnico, un po' no, anche... una chiacchierata. E poi infatti... tanti dirò di più, visto che abbiamo un artista... Un artista che disegna anche molto bene. Sai cosa faccio? Mentre tu parli? No, lo volevo fare io. No. No, volevo farlo io, dai, che così mi muovo. Ah, ok, va bene, lo fai tu. No, io volevo anche, sfogliare. Anche perché le domande più intelligenti le fai tu di solito. No, volevo sfogliare, ma niente, non sfoglio. No, così non sfoglio, dai. Sì, lasciamo la curiosità. Sì. Allora, vabbè, poi gli faremo vedere i disegni. Sfoglio, anzi, sarebbe stato bello far vedere Sonia mentre disegnava come faceva prima, che era bello. Allora, cara Sonia, dai, adesso ti diamo la parola, non ti preoccupare, il tempo è tiranno, ma ne abbiamo a disposizione quanto vogliamo. E quindi oggi è la giornata delle idee, sei qua anche tu a esporre i tuoi disegni. Ok. Ti passo la parola. Parlaci, anzi non te la passo ancora. perché se no chi mi sente faccio il mimo anche adesso. Da dove nasce questa tua passione per l'arte del disegno e quindi anche di tutto quello che poi vedo va dietro, anche non disegno puro, ma anche col colore, con tutto quanto, che poi faremo vedere come si evolve. Allora, buongiorno. Niente, ho sempre disegnato fin da piccola, mi è sempre piaciuto, mi hanno sempre detto che sono brava, sono portata, quindi ho pensato di fare il liceo artistico a Guidizzolo, quindi nel Mantovano, esatto. E... No, no, certo, anche se sono di Brescia comunque, però me l'hanno proposta come molto buona scuola e niente... Ho trovato questo mio percorso artistico che si ispira soprattutto alle illustrazioni, non tanto a quello che è la pittura, la scultura o altro, ma proprio illustrazioni e l'acquarello. L'acquarello che mi piace tantissimo, perché ha colori chiari e niente, è molto veloce. Una domanda pratica, proprio giusto per dare anche un'idea a chi non ti conosce, perché magari ci sarà qualcuno in questo momento che ti sta seguendo o che ti seguirà sul podcast, che ti riconoscerà e quindi magari già conoscerà anche la tua vita, il tuo percorso. Ma quindi tu quanti anni hai? Io ho 20 anni. 20 anni, quindi tu disegni da quando hai memoria probabilmente? Sì, ho sempre disegnato. E quando hai capito che poteva essere qualcosa che poteva andare anche al di là dello solo spirito artistico, magari poteva diventare qualcosa di più? Non lo so, ho sempre disegnato, mi è sempre piaciuto fin troppo. Sì. E anche perché, non lo so, volevo fare qualcosa che comunque mi piaceva, una scuola che mi piaceva, perché non sono una che studia tanto. E quindi l'artistico mi sembrava il più adatto e poi avevo 10 in arte alle medie, quindi ho detto forse sì. Sì. E te l'ho chiesto prima quando vi abbiamo raccattato letteralmente e prelevato e portato qui, ma quindi da quando ormai hai fatto tantissimi disegni, sì. Quindi... Dico disegni, ma potremmo chiamarle opere, potremmo chiamarle come ci pare. E le hai mai esposte? In realtà poi mi hai già risposto in parte prima. Sì, le ho esposte al Volta Comics, a Volta Mantovana quest'anno. Sì. E l'anno scorso alla Giornata delle Idee. Sì. Poco altro in realtà, anche perché non mi sento molto pronta. E non ti senti pronta perché adesso... Non lo so, non mi convince del tutto il mio stile, lo sto ancora lavorando tanto. E quindi ho paura che sia bruttino, anche se piace, però ogni giorno faccio qualcosa di diverso. La regia piace. Ho visto l'apprezzamento incredibile, grazie. Gianluca ti ruba il microfono. Infatti volevo ricordare che nel frattempo che facciamo questa chiacchierata che Sonia stava parlando, stanno scorrendo, adesso basta però dall'aiuto regia perché sennò ce li bruciamo tutti, stanno scorrendo alcuni disegni così anche voi potete vedere, non so dove mi è venuta questa... Quella forma potete venire, sì, artistico, potete vedere appunto alcuni disegni della nostra cara Sonia. Non volevo interrompere la chiacchierata, però volevo farti una domanda. Abbiamo visto, mi è piaciuto anche quello della casa che ha fatto vedere adesso. Parlaci un po' di questo disegno che adesso gentilmente ringrazio dalla regia e l'aiuto che ci dà dietro le quinte. Guarda, spera che stai estraendo il file, sì. Sta caricando il file della casa. Non solo che ha un Windows 95, sì. Quindi un po' lento. E poi ha le cartelle con la vecchia... Mi sa che ha preso un virus. Anche, sì, ma soprattutto ha le cartelle con la vecchia impostazione. Esatto, aspetta, ecco, chiedi aiuto. Raccontaci anche che è bello, no, averti qui e quindi ci racconti come nasce questo disegno.
e soprattutto che è forte vedere questa casa sospesa. Infatti, vai Sonia. Allora, l'ho fatto per Linktober dell'anno scorso. Per, scusami? Linktober è un progetto che nasce soprattutto su Instagram con l'hashtag Inktober. Ogni giorno di ottobre ti danno un tema. E non mi ricordo che giorno era, e il tema era tipo scricchiolante, la parola del giorno. Ne ho fatto questa casa che sta sulle zampe di gallina, ispirata a quella che è la Baba Yaga russa, quindi la strega russa delle storie russe. Ok. E niente, basta, mi è venuto in mente così. Senti, ma a proposito di, prima ti chiedevo se esponevi, non esponevi, eccetera, mi hai detto che non ti senti ancora pronta, però sai che la rete oggi ci dà spesso un feedback anche immediato, specie Instagram. E io non ce l'ho personalmente, però so che metti una cosa, un milione di like, non like, commenti e non solo. Quando posti le tue opere online, quindi Instagram eccetera, qual è il riscontro che hai? Allora, se devo essere sincero, ho creato un account Instagram mese scorso solo per le opere. Ok. Perché... Ah, ok. No, no, c'è la regia che... C'è la regia che come al solito crea confusione. C'è una domanda. Aspetta che sta arrivando da... Ecco. Volevo sapere, ho notato che nei tuoi disegni usi spesso la tecnica china acquerello. È una tecnica voluta o l'hai scelta proprio tra tante? Allora, io sono partita con l'acquarello perché mi piace tantissimo i colori chiari e l'acqua, di per sé proprio usare l'acqua. E poi ho scoperto la china, che è un'alternativa allo scurire un pochettino quello che è l'acquarello. Quindi crea un po' di distacco tra foglio bianco e la colorazione. Esatto, quindi sì, è voluto. Ho provato tante tecniche, ma in realtà l'acquarello è quella più comoda. Io e Gianluca ci siamo guardati e mi hanno detto: ma che ci stiamo a fare qua? Non sappiamo nulla. Finalmente una domanda vera, intelligente. Sì, no, prima non di adesso, nelle ultime tre ore. No, la cosa interessante è che in tutto questo non abbiamo detto che è l'unica qua dentro che ha il bodyguard. Non so se hai notato questa cosa. Cioè, lui qui non a caso, ricordiamolo. Sono l'accompagnatore. Davide è l'accompagnatore, quindi già l'abbiamo estromesso, c'è un motivo, lui è quello che deve accompagnare, quindi accompagna. Detto ciò, dopo questa, diciamo, anche domanda tecnica che di fatti ci ha aumentato radicalmente il livello della punta, no scherzo. Dunque, siamo rimasti sul discorso di esporre, non esporre, Instagram, non Instagram. Sicuramente però conoscerai, tipo, visto che conosci Valerio, un ragazzo che è stato ospite l'anno scorso e tra poco forse lo vedremo di nuovo qui quest'oggi, diciamo che all'interno del tra voi artisti vi conoscete, quindi è normale che non so se vi consigliate, non vi consigliate, ci sta, quindi è un riscontro anche un po' più tecnico forse da parte loro, penso che l'avrai avuto in questi anni. Allora, a contatto proprio con gli artisti per quanto riguarda il campo dell'illustrazione ho iniziato solo quest'anno, perché ottobre dell'anno scorso ho iniziato la scuola internazionale del fumetto a Brescia, dove faccio illustrazione, quindi a ottobre inizio il secondo anno, e lì sì, ho avuto modo di comunque approcciarmi ad altre persone che hanno già fatto illustrazione, che insegnano fumetto, illustrazione, e sì, un riscontro positivo l'ho avuto. Bene. Mi hanno detto comunque che devo lavorare un sacco. Ah, beh. Però ho iniziato bene come primo anno, è andata fin troppo bene. Buono, ma insomma questa è sicuramente interessante, no? Proprio in chiave futura, perché poi comunque ricordiamo sempre, Davide mi confermerai, c'ha sempre 20 anni poi, penso che poi il talento che hai proprio va coltivato. Ok, Gian, cosa mi dici? Continuiamo il nostro percorso all'interno di questa giornata delle idee, perché poi in tutto questo caos magari non so neanche se l'abbiamo detto nuovamente, ma forse si capisce che siamo alla giornata delle idee. Non l'abbiamo mai detto, oggi non l'abbiamo detto. Una cinquantina di volte. Sì. Circa. Devo fare una domanda all'altezza della nostra. Anzi, se mi suggerisci una domanda la faccio, così sembro intelligente. Allora, cari amici, ora che la domanda che farò alla nostra Sonia Marchetti è questa. Adesso non sentiamo più nulla. Praticamente. Ah, ecco, vedi. Guarda, adesso in questo momento vedono il faccione di Gianluca. In questo momento vedono il faccione di Gianluca. Ecco, la faccio subito domanda, grazie. Allora, cara Sonia, la domanda che il mio neurone. No, no.
No, ringrazio invece veramente di cuore dell'aiuto prezioso che abbiamo. Anzi, io invito, ti invito a venire qua, ma no, non ti invito. Ma che, allora, che gente sei? Giustamente dalla regia qualcuno suggerisce. Anzi, invito gli amici a casa invece a scriverci, a interagire, come abbiamo già detto, e a fare domande anche a Sonia, a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, che avremo. Ne abbiamo avuto ormai no, ma che avremo, che abbiamo. Sì. Allora, giustamente la domanda è questa. Come ben sappiamo, nell'arte, nel campo artistico, ci sono sempre delle critiche, no? Anche purtroppo spesso negative, ma hai mai ricevuto qualche critica? Ovviamente sì, ma che ti ha invece spinto ad andare avanti, quindi anche positive. Ho riferito bene la domanda? O positive e negative che invece ti hanno dato... Cioè, non era una domanda difficile, no, da fare, cioè, no, ma era, con... era difficile parlare agli amici, una cosa così, la difficoltà era parlare agli amici a casa e ascoltare la domanda, okay, immagazzinando, perché il neurone è sempre uno, è sempre uno, no, perché giustamente è vero, a volte c'è delle critiche che invece di atterrirti e atterrarti, nel senso che ti fa atterrare, ti danno invece la spinta ad andare avanti. Ci sono state, allora, in quarta superiore la mia insegnante proprio di quella che era disegno artistico, comunque, mi ha detto che i miei soggetti erano troppo femminili e troppo impostati, poco realistici, con gli occhi troppo grandi, e i soggetti maschili sembravano delle femmine, e io ho pensato grazie, quindi mi sto facendo uno stile, quindi che cosa bella, però mi ha dato un 6, quindi è stato un po' triste, però mi è piaciuta questa critica, che finalmente, cioè, ho avuto uno stile che non era più quello che realistico, solo copiato, sì, sì, ed sì, era qualcosa di più personale, quindi ero anche contenta in realtà. Sì, sì, sì. E l'arte credo che sia una delle cose più soggettive in assoluto. Esatto, quindi però non è che poi tanto, no? Sentirti dire da un insegnante che hai già un tuo stile, già non è una cosa bella, ci può, vabbè, grazie. Vabbè, perfetto, beh, hai fatto anche una bella domanda, bella risposta. Che non era partorita, partorita la mia mente. No, bella questa cosa, perché da una critica veramente hai avuto la conferma e dedotto che tu hai uno stile. Bella, infatti, sì. Sì, o comunque stavi personalizzando praticamente i tuoi lavori. Questo tutto è molto questo, bello. Davide, invece... Ma stavo dicendo... Lui marinava la scuola... E supportava... Vabbè, capito, andava a casa, lei piangeva e lui, no amore, vedi che andrà bene. Cioè, è bellissima questa cosa. Ma infatti, che tra l'altro dicevi una cosa giusta, Luca, sì. Mi permetto di agganciarmi anch'io. Per quanto riguarda l'arte, no? Che è soggettiva e ci sono sempre varie scuole di pensiero e varie definizioni che non si sa mai qual è quella giusta, anche se poi ci sono delle regole ben definite. Lo dico in campo artistico perché anch'io, vabbè, non voglio stare qua a pavoneggiarmi, nel mondo teatrale come attore, regista e quant'altro, è vero che ci sono i filoni e le varie... Attenzione, sta iniziando lo spazio Marchetta. Spazio Marchetta, esatto. Spazio Marchetta. Però caro Luca, hai detto la matematica, pensa che anche la scienza e le scienze matematiche, anche lì... A certi livelli, hanno le loro scuole di pensiero. Livelli, e quindi seppure quella che sono discipline scientifiche, tecniche, non riesce ad imbrigliarle in determinati standard, cosa sto dicendo non lo so, ma lo dico bene. Però dici bene, sì. Sì, grazie. Pensati un po' pensati un po' il mondo artistico, come puoi ancora meno definirlo. Ciao Sonia, vado via. Perfetto. No, adesso ragazzi, scherzi a parte, ora per chiudere un pochino questa bella chiacchierata, testa di caso chiaramente qua dal vuoto, non ci considera mai, soprattutto nella finire di trasmissione. Per chiudere un pochino questa chiacchierata, adesso facciamo Sabrina, facciamo un bel selfie, una bella foto. Oppure anche Irina, se vuoi. No, Irina non vuole. C'è Sabrina, perfetto. Chiaramente Gianluca adesso sta giocando a fare il piccolo grafico, eccolo lì. Ci alziamo. Ci mettiamo qui davanti perché Sabrina è alta. Ci mettiamo qui davanti. Allora. Vieni pure qui davanti. Ok, perfetto. Testa di caso, se ci sei, noi facciamo un selfie. Fatti un colpo. Grazie. Allora, siete in diretta? Che sta... Testa di caso? Sì. Tirati qua sotto. Sì, ma io non voglio infilarmi. Sì, ma premi subito che c'è l'autoscatto. Fanno un'altra, credo. Dite caciotta che sono. Caciotta! Mi hai fatto Polifemo comunque. Bene. Allora, grazie alla nostra cara Sabrina che ci aiuta veramente, oggi sta aiutando molto anche con le domande intelligenti che noi non partoriremo mai, alla nostra Sonia Marchetti con Davide
che mostra ancora il suo disegno, che non serve, come no, la scenografia, un po' di gas, io faccio l'armadio, e ci vediamo tra poco sempre in diretta dalla, non abbiamo mai detto, giornata delle idee, idee di Mantova. 2018 di Mantova, da zona Zanzara, qui, ma oggi c'è Zanzara, non è zona Zanzara, comunque va bene, la Zanzara, il Zanzara, le Zanzare con Gianluca e Luca, ci vediamo tra poco e basta ridere, ciao! E ciao!